La cosa che vorrei sottolineare è questa, che la riapertura dell'Astra, beh, per noi è una grande gioia. Quando ho mandato una mail di conferma di questa conferenza dell'apertura al mio consiglio pastorale e al consiglio affari economici della parrocchia, hanno tutti gioito, perché hanno visto come dire, il termine di un cammino, di un lungo cammino che ha coinvolto tantissimi soggetti. Oggi purtroppo non è presente la diocesi, anche con il responsabile ufficio stampa, perché è il segretario del Vescovo che è appunto a Roma per altri impegni. Poi anche l'economa diocesana aveva altri impegni, ma tutti mi hanno detto di essere un po' portavoce di questa realtà. Cioè, il cammino fatto per la ristrutturazione dell'Astra è un cammino collegiale, comunitario. E veramente noi ci siamo sentiti sostenuti e sorretti da tante realtà, dalla diocesi, dalla parrocchia appunto, che io rappresento come proprietà, dalla cittadinanza, con tutte quelle offerte che sono arrivate, veramente sono state, è stato un segno di grande generosità, ma anche di grande dedizione all'Astra. Quanti per strada mi fermavano dicendo: ma quando riapre l'Astra? Che meraviglia, tra poco riapre, no? E poi devo dire soprattutto quelle persone che si sono poi affacciate, PGA, questa società che appunto con la quale entreremo in un dialogo di contratto d'affitto, ma anche Astra, Astra 21, poi l'associazione, cioè quante realtà che ci hanno sostenuto, che ci hanno detto: noi rivogliamo l'Astra. Alla parrocchia è stato dato il compito appunto di appunto gestire, essere presente, vedere un po' tutte le realtà che andavano un po' sistemate, e adesso la parrocchia resta la gioia di aver non solo un cinema aperto, ma di aver collaborato con tante realtà che ha reso possibile questa riapertura. Per cui adesso, concludendo, semplicemente a me sta tanto a cuore questa cosa, cioè questo cinema sta in piedi perché tanti l'hanno voluto, perché tanti l'hanno desiderato, perché tanti hanno collaborato. E a me pare qui di vedere anche una missione nostra come Chiesa, perché uno può anche dire: bene, ma per la Chiesa sì, è una struttura nostra, però il valore aggiunto è la collaborazione. Cioè siamo riusciti sull'Astra a creare una rete proprio molto molto fitta, molto larga di collaborazione. Per cui grazie veramente a tutti. Penso che anche la presenza poi qui è anche un po' delle autorità, delle persone che appunto sono qui, ci dica questo desiderio anche di una città di riappropriarsi proprio di un cinema e appunto di continuare poi in questa collaborazione. Penso che la sfida nel futuro sarà, non so se l'avete già capito, cosa sarà? Far tornare le persone. Collaborare! No, le persone arriveranno certamente, però questa parola collaborazione penso che non è solo il, come dire, il motif della preparazione della ristrutturazione dell'Astra, ma è il futuro dell'Astra. O collaboriamo o faremo tante fatiche. Invece sono già sicuro che con quello che abbiamo vissuto fino adesso, di fatiche ce ne sono state, ma la collaborazione ha superato ogni fatica.